Eccoci, il microfono funziona. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Un ringraziamento al Presidente del Consiglio, ovviamente al Dottor Messina per la disponibilità. Noi con la firma del protocollo che ci accingiamo a sottoscrivere segniamo un ulteriore passo in avanti molto significativo per il settore agricolo e agroalimentare italiano. Lo facciamo volutamente oggi, all'inizio del 2016, dopo aver lavorato intensamente nelle settimane scorse per preparare questo progetto nella scia del post-Expo, quindi nell'idea davvero di ereditare tutto il buono che c'è stato nell'esperienza di Expo Milano 2015 e giocarlo fino in fondo su un settore strategico, cruciale per questo paese, com'è il settore agricolo e il settore agroalimentare. Ci sono dei numeri importantissimi di questo settore che raccontano più di tante parole che cosa può essere e che cosa è già l'agroalimentare italiano dentro il lavoro che stiamo facendo anche dal governo. Voglio solo ricordare il dato inequivocabile record, l'export agroalimentare italiano nel 2015 che tocca i 36 miliardi di euro, cifra mai raggiunta. Voglio anche ricordare le scelte fatte nell'ultima legge di stabilità, una legge di stabilità di svolta per il settore agricolo e agroalimentare, a partire dalla significativa storica riduzione di pressione fiscale che abbiamo realizzato con il combinato disposto del taglio IMU-IRAP, per arrivare anche a tutti gli interventi di sostegno, di incentivo agli investimenti e alla produzione che abbiamo realizzato con l'ultima legge di stabilità. Di questo ringrazio ancora il Presidente del Consiglio perché più di noi ha tenuto il piede sull'acceleratore di queste scelte, anche quando a un certo punto giustamente bisognava indicare le priorità fondamentali. Il protocollo di lavoro che firmiamo oggi con Banca Intesa è, a mio giudizio, molto importante perché intanto mette a disposizione delle imprese agricole e agroalimentari italiane una dotazione finanziaria tutt'altro che banale. Verrà detto meglio dal dottor Messina, ma 6 miliardi di euro in 3 anni come primo step per spingere l'acceleratore e aiutare queste imprese non sono certo poca cosa. Credo anche importante richiamare tre, diciamo, obiettivi fondamentali del lavoro che ci ha ispirato. Dicevo prima, spingere il più possibile sugli investimenti, perché noi incontriamo tutti i giorni, ovunque sul territorio italiano, imprese agricole e agroalimentari che hanno voglia di scommettere su se stessi innanzitutto, e a queste imprese, a questi imprenditori noi dobbiamo guardare con la massima attenzione, aiutarli, soprattutto adesso, il più possibile, perché quei progetti diventino realtà. E quindi quegli investimenti diventino economia reale. Il secondo punto, specializzare il credito. Noi abbiamo un grande tema, io sono contento che voi ci abbiate dato una mano. Abbiamo ripreso un argomento fondamentale che è quello di specializzare, in particolare sul versante agricolo agroalimentare, il credito al servizio di queste imprese. Perché questo è un settore particolare che ha bisogno di essere capito, accompagnato anche con professionalità e con conoscenze differenti dal credito standard. Io sono molto contento che uno dei pilastri di questo protocollo stia proprio qui, nella possibilità che Intesa sviluppi il più possibile rapidamente una specializzazione nuova su questo fronte. Il terzo punto, per me, è la madre di tutte le questioni, è semplificare il rapporto tra credito e imprese. E qui c'è uno sforzo vero a rendere sempre più, diciamo, vicino il mondo del credito e il mondo dell'impresa. Quanti sono gli imprenditori che incontriamo ogni giorno che ci dicono vorrei ma non posso, vorrei ma faccio fatica, ho un problema a farmi capire, burocrazie, eccessi, diciamo, anche come dire, di procedure amministrative che oggettivamente ancora complicano la vita dell'impresa. Io penso che questo protocollo darà una mano significativa a semplificare e quindi sono grato di questo. Credo di aver detto tutto, credo di poter dire che l'ispirazione che ci ha accompagnato
durante i 6 mesi di Expo a rimettere al centro del paese l'agroalimentare italiano, non è finito il 31 ottobre, ma concretamente si sta sostanziando con alcune scelte quotidiane. La legge di stabilità prima, per quel che riguarda noi, e questo passo adesso danno, credo, il segnale concreto che non abbiamo lavorato per 6 mesi, ma insomma quella era la premessa per poi arrivare ad un lavoro strategico, quotidiano, concreto, che tutti i giorni facciamo nel campo delle nostre responsabilità. Grazie. Sia la volta del dottor Messina. Grazie. 2 mesi fa mi è venuto a trovare il ministro Martina, subito dopo il termine dell'esperienza dell'Expo, in cui noi abbiamo avuto un ruolo importante anche come presenza fisica con un padiglione dedicato a presentare le imprese che erano in grado di proporre i loro prodotti, in particolare collegati con l'oggetto principale dell'Expo, e quindi favorire lo sviluppo della domanda dei prodotti delle nostre aziende clienti. Però la sollecitazione che ci ha svolto il Ministro è stata quella di cercare ulteriormente di poter accelerare lo sviluppo di un'area che è strategica per il nostro Paese. Siamo stati ben lieti di cogliere questo suggerimento che veniva da parte del Governo e quindi abbiamo deciso di costruire questo schema articolato che prevede interventi a favore delle aziende che operano in questo settore. Interventi su base territoriale, se mi permetti, cioè quindi non soltanto che possano portare elementi di innovazione, di competenza, ma che lo facciano sul territorio, cioè lo facciano dove sono presenti le aziende e che possano valorizzare la nostra presenza capillare sul territorio. Gli importi in gioco sono, secondo me, importanti, 6 miliardi in 3 anni. Ma vi garantisco che se ci fossero 6 miliardi di domanda da poter cogliere anche in un solo anno, noi siamo pronti a farlo. Cioè, quindi questo plafond dei 6 miliardi è un plafond che riguarda 3 anni perché ragionevolmente la stima che è stata fatta è che ci possa essere una domanda in 3 anni. Ma se la domanda, come io mi auguro, potesse essere addirittura anticipata, cioè ci fossero le condizioni per poter accelerare questo elemento, noi siamo pronti a mettere 6 miliardi in un anno sul piatto, perché viste le cifre di correlazione tra questi importi, gli investimenti e soprattutto l'occupazione, e soprattutto l'occupazione giovanile che nasce da questo elemento, io credo che intervenire su questo possa rappresentare un motore di crescita per questo Paese. E fatemi aggiungere che su questo noi, come Intesa San Paolo, riteniamo che l'economia reale di questo Paese sia la priorità assoluta per la nostra banca e per l'interazione che possiamo avere con le strutture del governo. E fatemi dare 2 numeri su quello che è stata la nostra capacità di sostenere le famiglie e le imprese in Italia, perché devo dire che da troppi giorni si sente parlare soltanto di aspetti negativi collegati con il sistema bancario italiano. Io vorrei darvi alcuni riferimenti di come in realtà le banche siano vicine alle famiglie e alle imprese in questo Paese. Noi nel corso del 2014 avevamo erogato 27 miliardi di nuovo credito a medio e lungo termine, cioè per sostenere gli investimenti delle famiglie nell'acquisto di case e delle imprese, negli impianti, quindi quello che può rappresentare il motore per la crescita del Paese. Nel corso del 2015 ne abbiamo erogati 40 miliardi di euro. Vi ripeto, 40 miliardi di euro erogati a famiglie e imprese, una crescita di 13 miliardi di euro rispetto a quello che avevamo erogato nel 2014. Questa è la dimostrazione evidente, io non sono un macroeconomista, non mi occupo di stime macroeconomiche, ma sono uno che guarda la realtà di quello che succede con i clienti nella banca. Aver erogato 40 miliardi di euro per investimenti significa aver creato i presupposti per una forte crescita del PIL nel corso del 2016. Il 2015 sarà 0,7, 0,8, 0,9, non lo so quale sarà il numero definitivo, ma certamente queste cifre in forte incremento rispetto al 2014 garantiranno una crescita importante del PIL perché sono fatte su quelle macchine che producono i prodotti che, se accompagnati con un recupero della domanda interna, cosa che stiamo vedendo certamente sui nostri clienti, porteranno ad una crescita significativa del PIL nel corso del 2016.
Quindi ribadisco che Intesa San Paolo è pronto addirittura ad anticipare 6 miliardi di euro in un anno, se necessario, e che siamo vicini a queste azioni che consideriamo strategiche per la crescita del Paese, perché noi siamo la banca delle famiglie e delle imprese e per noi, se l'economia reale di questo Paese recupera e va bene, è il successo della nostra banca. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie al Ministro Martina, grazie al Dottor Messina. Abbiamo scelto di ospitare la firma di questo protocollo d'intesa nella sala nobile di Palazzo Chigi, nel luogo delle conferenze stampa importanti e degli incontri internazionali, per dare un messaggio anche simbolico. Il messaggio simbolico è che l'Italia c'è, l'agricoltura e l'agroalimentare non sono il passato di questo Paese, sono la pagina più bella che ancora va scritta e che scriveremo, che questa è una eredità di Expo che può stare in piedi soltanto se accanto all'impegno delle donne e degli uomini che fanno impresa, che lavorano sul territorio, c'è un sistema del credito che funziona. E il secondo elemento è dire che c'è un sistema del credito in Italia che funziona alla grande, nel senso che ci sono le difficoltà, i problemi che tutti noi conosciamo, che abbiamo affrontato, che stiamo affrontando, che affronteremo. Abbiamo in Italia delle realtà nel mondo bancario e nel mondo finanziario che sono degli autentici campioni europei. E mi limito a dire europei per il momento. In altri termini, oggi noi stiamo a festeggiare un dato importante, i risultati, ma siamo soprattutto a prenderci un impegno ambizioso. Faccio soltanto dei numeri, faccio soltanto delle cifre sulla base dei numeri che hanno dato il Ministro Martina e l'amministratore delegato Messina. 36 miliardi di euro di export, poco ancora. Martina adesso mi sta odiando. È il record assoluto mai fatto dall'Italia. Noi dobbiamo arrivare a 50 miliardi di euro, perché non è possibile che l'Italia, con tutte le caratteristiche che ha, non riesca ad arrivare a quei risultati. Martina sta facendo un lavoro straordinario, il mondo del credito Intesa San Paolo è a disposizione anche su questo piano, le aziende, le imprese, vedo donne, uomini, conosciuti, amici che hanno fatto molto su questo, noi dobbiamo arrivare a darci l'obiettivo di 50 miliardi. Ci vorrà ancora qualche anno, ma ci arriviamo. Noi al risultato di 50 miliardi ci arriviamo. E l'Italia, per poter far questo, ha bisogno però di ripensare totalmente a se stessa e al modo con il quale si presenta all'esterno. Scherzando, l'altro giorno eravamo all'incontro al COP21 a Parigi, eravamo con una serie di leader internazionali, c'era il mio e il nostro amico François Hollande, ovviamente essendoci anche altri, c'era il Presidente Obama, c'era la Cancelliera Merkel, c'erano altre persone, stavamo brindando alla fine del pranzo ufficiale, e dico, con il mio formidabile francese, com'è buono questo vino italiano, ovviamente era vino francese. Hollande mi fa una battuta, Matteo, se passi italiano, c'est plus cher, è più caro. Non ha detto è più buono, ha detto è più caro. Ovviamente agli occhi dei media, se ci fossero stati i media, avrebbe detto anche che è più buono. Non è vero, perché è più buono il nostro, come sappiamo. Ma l'idea che la produzione vitivinicola, per dirne una, italiana, sia di una qualità che al nostro giudizio superiore può essere considerata al massimo pari, via, per fargli un piacere, dei francesi, e valga la metà, perché in questi anni abbiamo perduto la sfida della filiera del valore, del prezzo, perché non abbiamo fatto a sufficienza quello che stiamo cercando di fare adesso, è un simbolo. Non parlo di Italian sounding e di prodotti dal sapore italiano ma dal suono non italiano, o meglio dal suono italiano ma dal sapore non italiano. Non parlo della cultura che ha dominato, per cui sembrava che lavorare la terra fosse il rifugio per quelli incapaci. Dobbiamo far tornare di moda tutto ciò che è agricoltura, tutto ciò che è agroalimentare. Possiamo farlo. L'Expo un anno fa era esattamente considerato uno scandalo. Pensate dove eravamo, che giorno è oggi, il 13 gennaio, il 14 gennaio, del 2015. Expo era considerato da tutti uno scandalo, nessuno ci credeva.
Expo c'è stato, è stata una grande manifestazione, è stata una vetrina dell'Italia, abbiamo vinto tutti insieme grazie agli sponsor, grazie alla partnership che avevamo, anche in questo caso anche con Intesa San Paolo, grazie al Ministero, grazie a Maurizio Martina, abbiamo vinto questa sfida. Adesso l'obiettivo è fare esattamente lo stesso sforzo in avanti, non soltanto riguardandosi indietro, e quindi via le tasse IMU e IRAP agricola, 600 milioni in meno sul bilancio dello Stato, sono soldi. Però è una scelta politica, io l'ho annunciata in un'iniziativa di Coldiretti, vedo il Presidente e il Segretario Generale, eravamo insieme proprio all'Expo a settembre, e quindi investimento anche politico, con i decreti Madia il Ministero di Maurizio prenderà il nome di Ministero dell'Agroalimentare, un passaggio di investimento, cioè noi dobbiamo sempre di più andare in questa direzione. Terzo punto, la necessità di fare tutte le cose che abbiamo sottolineato sulla semplificazione, non solo quella del credito, ma anche la semplificazione amministrativa. I decreti legislativi del disegno della legge Madia andranno nei prossimi giorni, nelle prossime ore in Consiglio dei Ministri o venerdì successivo, ma questi disegni di legge vanno, questi decreti legislativi vanno sempre di più nella direzione della semplificazione amministrativa. E allora ho finito. Noi siamo a un bivio. Possiamo guardare ciò che l'Italia ha e metterci a lavorare in modo tenace, determinato, giorno dopo giorno. Se lo facciamo le cose cambiano. Se recuperiamo fiducia nel Paese, l'Italia riparte. Un anno fa, quando eravamo preoccupati per Expo, il PIL era meno 0,4. Quest'anno è più 0,8, 0, quello che è ancora poco rispetto a quello che faremo. Ma i dati che vi ha dato il dottor Messina sono impressionanti, perché sono da 27 a 40 miliardi di euro di credito per gli investimenti. È tanta roba. E ancora ne verrà nei prossimi mesi, purché l'Italia smetta di piangersi addosso. È la storia di Intesa San Paolo, che in questi due anni ha fatto un risultato incredibile, valeva, se non ricordo male, circa 25-26 miliardi di euro come valore in borsa, oggi è ampiamente sopra i 50 miliardi di euro ed è uno dei principali player europei. E io credo che da questo punto di vista bisogna anche avere il coraggio di dire che in Italia siamo nelle condizioni di poter fare storie di successo in tutti i settori, anche nel settore bancario. Qual è l'obiettivo? E ho finito. L'obiettivo, Maurizio, è a questo punto dimostrare che si può tornare a creare posti di lavoro in agricoltura. Sono 20.000 i posti di lavoro in più dei primi sei mesi del 2015, se leggo bene i dati. Ancora poco rispetto a quello che possiamo fare. È chiedere alle nostre aziende che faranno esportazione sempre più forte percorso di sistema, già lo abbiamo fatto in molti paesi, penso anche agli investimenti che facciamo non soltanto nei mercati tradizionali, il mercato emergente per noi sono gli Stati Uniti d'America, scappa da ridere, qual è il paese emergente in questo settore? Gli Stati Uniti, perché le percentuali di crescita maggiore sono negli Stati Uniti. Faremo una missione di sistema a fine marzo in alcuni paesi, alcuni stati importanti degli Stati Uniti, però stiamo andando in Africa, stiamo andando nel sud-est asiatico, stiamo andando in Sud America, a breve anche un passaggio importante in Argentina, stiamo creando le condizioni perché questa grande scommessa dell'agroalimentare possa funzionare. Chiedo a tutti gli operatori del settore di non mollare neanche un minuto. Se un anno fa avessimo mollato sulle riforme e sul Jobs Act e sull'Expo, oggi l'Italia sarebbe messa peggio. Non abbiamo mollato allora, non molliamo certo adesso che le cose vanno meglio, però le cose ancora non vanno bene, vanno meglio. E noi del meglio non ci accontentiamo. Quindi, di conseguenza, grazie a Intesa San Paolo, grazie al dottor Messina per la sua sensibilità. Non è l'unico settore nel quale continuiamo a lavorare insieme e vedrete che ci toglieremo qualche soddisfazione in questo 2016, grazie al Ministro Martina, che ha una responsabilità sempre maggiore, perché l'agricoltura non è più, non lo è mai stato nella storia italiana, ma diciamo c'è stato un periodo in cui si è fatto più fatica un ministero di serie B, ma è un ministero centrale nello sviluppo e nell'identità del sistema paese. E a tutti e a tutti l'augurio di festeggiare oggi questo accordo, di andare a finire i soldi di Intesa San Paolo, tanto ha detto che ce n'è tanti, per cui andate a prenderli adesso. Andate a prenderveli, perché se no vi veniamo a rincorrere noi, ma contemporaneamente, finito questo momento di festeggiamento, arriva il momento di ripartire, perché
nel mondo così complesso che stiamo vivendo c'è un disperato bisogno d'Italia e l'Italia c'è, con tutti i suoi valori, con tutta la sua forza, l'agroalimentare ne costituisce uno dei settori chiave. Detto questo, con la penna da qualche euro, non le penne, non facciamo le penne, facciamo la penna della sobrietà. Protocollo d'intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Intesa San Paolo. Firmano per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il Ministro Maurizio Martina. Per Intesa San Paolo il Consigliere Delegato Carlo Messina.